Le montagne del Cuneese scommettono sul risparmio energetico, potrebbe diventare un volano per attrarre capitali e imprese, ne è convinta l'Unione Valle Maira che con un progetto sul tema si è aggiudicata il premio Piemonte Innovazione. Chiara Pottini. Turismo, valorizzazione dei beni culturali, difesa dell'ambiente, il benessere collettivo e l'impiego dei servizi offerti dalle nuove tecnologie digitali. C'è tutto questo nei motivi che hanno portato l'Unione Montana Valle Maira ad aggiudicarsi il primo posto dell'edizione 2020 del premio Piemonte Innovazione. Il progetto vincitore si chiama Smart Land e Comunità Energetiche, la scommessa della montagna, e intende creare una comunità energetica che riduca i consumi del 25%, creando incentivi per l'insediamento di nuove aziende nei territori montani. Il riconoscimento esiste da 4 anni, nasce dalla collaborazione tra ANCI Piemonte e Forum Pubblica Amministrazione e mai come quest'anno assume un valore di forza propulsiva e ripartenza. Mai come in queste giornate, mai come in questi tempi è necessario guardare avanti. Siamo orgogliosi che Piemonte Innovazione ancora una volta abbia acceso i riflettori sulle esperienze virtuose della PA piemontese. 3 i riconoscimenti principali assegnati: un premio di 10.000 euro per il primo posto, un secondo da 6.500 euro e un terzo da 3.500. Ad aggiudicarsi i riconoscimenti, oltre alla Valle Maira, i magazzini in rete di Chieri e Visit Distretto del Novese di Novi Ligure.